Cosa significa partire con il piede giusto, cambiare il mondo esterno, avere potere sul mondo esterno? Cosa significa riuscire veramente a uscire da vecchi schemi per poter ottenere ciò che vogliamo, auspicare finalmente ciò che desideriamo da sempre? Vuol dire riuscire ad accedere a un mondo nuovo, a potenzialità nuove che si trovano fuori dal nostro ambito conosciuto, fuori dal nostro sistema neuronale, fuori dalle nostre abitudini. E la prima cosa che insegnano tutti i grandi maestri per poter rieducare la nostra mente ad aprirsi a possibilità più ampie, più grandi, per creare un 2024, un anno nuovo meraviglioso, ma anche in qualunque altro momento tu stai guardando questo video, tu possa aumentare, migliorare le tue prospettive e la tua vita, elevare la tua vita, è quello di elevare il nostro sistema emotivo. Questo perché molte ricerche, anche biochimiche, dimostrano che cosa? Dimostrano che migliorando il nostro assetto emotivo, cioè alzando le nostre emozioni, il cervello passa dal sistema simpatico, che è quello, diciamo, della sopravvivenza, che è quello più razionale, che è quello più limitato, che è quello più ripetitivo, che è quello più nella sopravvivenza, a quello dell'empatia, delle possibilità illimitate, della creazione, all'emisfero destro, al parasimpatico, alle relazioni, perché tutto nella vita è relazione, relazione con noi stessi, relazioni col mondo esterno, relazioni con le altre persone, relazioni col denaro, relazioni con la essenza stessa della vita. Quindi ecco che questo video vuole proprio essere un'apertura, una grande apertura sul mondo, partendo proprio da qui, dalle emozioni e quindi anche dal sistema emotivo, dall'assetto emotivo, dall'avere proprio anche più sangue, no? Si dice anche proprio chimicamente, c'è più ossigeno, più sangue nelle aree destra del cervello dove appunto avvengono tutte queste parti creative. Quindi ritiriamo da queste emozioni, da questa biochimica di sopravvivenza, di paura, di dolore, di conosciuto, di rabbia, di lotta per andare in una biochimica di gioia, di soddisfazione, di entusiasmo. Ricordiamo che ci sono moltissime ricerche scientifiche dove questa tecnica che usiamo noi, EFT, Emotional Freedom Techniques, Tapping, negli Stati Uniti. E ci sono molte ricerche scientifiche che parlano proprio della diminuzione anche del livello di stress fino al 43% da prima di effettuare un semplice giro a dopo. Un giro che cos'è? È un insieme di passaggi dove noi andiamo a stimolare dei punti e a dire delle frasi. Quindi partiamo subito per un nuovo inizio, per un nuovo anno, per una nuova. Quando tu vuoi cominciare qualcosa di nuovo, vuoi cambiare la tua vita, vuoi qualcosa di più per te, ecco che questo è il giro giusto. Quindi siamo pronti, partiamo subito dal nostro punto karate, fai ciò che faccio io e di ciò che dico io, ripetendo dopo di me. Quindi partiamo dal punto karate, facciamo un bel respiro e proprio partiamo da questa, anche se ho un assetto emotivo di un certo tipo e l'esterno finora ha fortemente condizionato me e la mia vita e mi sento vittima di un certo schema, io mi apro alla possibilità che tutto possa cambiare sopra la testa. Non so come, non so perché, ma so, sento che ho voglia di cambiare. Sento che è il momento di andare a un altro livello. C'è in me la curiosità di farlo. Centro dell'occhio. E mentre faccio questo esercizio, ripeto queste parole, mi tocco in questi punti, sento che mi sto appassionando a questa tecnica, a questo modo, a questo mondo, perché potrebbe cambiare molte cose nella mia vita. Lato dell'occhio. Cambiare me è il primo passaggio per trasformare tutta la mia vita. Questo mi restituisce potere e soprattutto mi dà piacere, mi dà gioia sotto l'occhio. Mi restituisce dignità. La dignità del creatore della propria vita. La dignità della creatrice della propria vita. Fate un bel respiro, fai un bel respiro
E senti la potenza di queste parole che entrano nel tuo corpo, nei tuoi meridiani, nel tuo sistema, un nuovo modo di vedere la vita o un ricordo di un modo di vedere la vita che ti può aiutare, eh? Un buon respiro sotto il naso, un nuovo inizio è sempre possibile. E sento che è il momento di elevare la mia vibrazione, di provare emozioni più elevate, di essere più felice, più sereno, più pacifica, più armonico sotto la bocca, per vedere tutta l'abbondanza della vita in tutte le sue forme. Sentire ancora quella passione, quell'entusiasmo, quella voglia di vivere. E capisco che tutto parte dal corpo e che questo esercizio che lavora sul corpo mi aiuta molto, clavicola. Ecco, sentite proprio come FT, proprio questa tecnica, picchiettamento, parole di potere, seguire questi video vi dà carica, vi dà energia, vi porta a un altro livello, vi ridà l'entusiasmo, la passione, la curiosità, l'apertura per la vita. Ascoltate, ecco, mentre ci picchiettiamo, le mie parole, la mia voce entra in voi e vi aiuta ad evolvere, ad elevarvi, a sentire più emozioni positive, sempre di più. Punto del timo, sto liberando la mia macchina biologica, il mio corpo, il mio assetto emotivo dal torpore, dall'abitudine a certe vibrazioni basse, emozioni basse, pensieri bassi e ripetitivi. Un bel respiro sotto l'ascella, proprio per imparare a vibrare a un altro livello, per stare meglio, per sentire proprio un senso della vita, il senso della vita, il rinnamoramento del me e della mia vita. E potete sentire anche nel corpo, io lo sto per esempio sentendo, che sta aumentando anche la temperatura, un po' di caldo, che è proprio energia che stiamo liberando, la nostra energia incastrata in questi meccanismi di torpore sotto il seno. E sento proprio che sale, l'energia sale, sale, sale e mi porta entusiasmo, passione, voglia di vivere, di nuovo fiducia e anche grande curiosità in questo metodo, in questa tecnica che ha fatto molto per molte persone. E farà molto anche per me. Fate un bel respiro, fai un bel respiro e senti quante cose può fare le parole, ripetere le parole positive, le frasi positive, fare tapping tutti i giorni, più volte al giorno, con tutti questi video che sono uno più interessante dell'altro e uno più catalizzante dell'altro per te. Tabacchiera. E poi anche puoi scegliere, posso scegliere un percorso personale, un appuntamento tutto per me, per risolvere tutto il passato e farmi elevare, stare meglio, ottenere ciò che voglio, partire col piede giusto. Un regalo per me finalmente. Che mi faccio? Un bel respiro. Gamut, so che è possibile cambiare, so che tutto può cambiare e so che anch'io posso cambiare ed è venuto il momento di farlo. Sento che questo 2024 è l'anno della rinascita, è l'anno della riscossa, è l'anno del riscatto, è l'anno di tutto ciò che voglio, punto delle dita. E finalmente esiste un metodo per farlo, ed è questo, semplice, naturale, dove con costanza applicandomi ottengo ciò che voglio. Sento già più fiducia in me. E naturalmente alla fiducia seguiranno emozioni, pensieri e naturalmente manifestazioni allineate. Un bel respiro e ascoltate il vostro corpo. Dopo averlo fatto, magari anche qualche volta per qualche giorno, vedete che posto circa un video a settimana, no? Così potete fare un po' di sperimentazione sui nuovi e poi andare magari a cercare gli argomenti che vi più piacciono in playlist e andare a lavorarci o ancora, come diciamo anche facendo il nostro giro, fare un percorso personale con i nostri corsi che sono tematici, a denaro, relazioni, lavoro, oppure con una consulenza individuale con me. Ok, quindi
buona pratica e naturalmente buon 2024. Credo che questo sia il modo migliore, darci di nuovo senso, darci di nuovo fiducia, darci di nuovo passione per la vita. Grazie e buona pratica.